inquinamento atmosferico e il suo impatto sulla salute. Dottor Turrini, qual è la situazione dell'inquinamento atmosferico nelle nostre città? Non siamo messi benissimo, nel senso che la città con maggiori sforamenti segnalata negli ultimi anni è Torino. Cosa vuol dire maggiori sforamenti? C'è un limite di 50 microgrammi per metro cubo che non dovrebbe essere superato per più di 35 volte l'anno. La città di Torino l'ha superato per oltre 50 volte. Sorprendentemente al secondo posto c'è Frosinone come città. Modena è al 14° posto, tra il 13° e il 14° posto, con 40 superamenti di questo limite. Mentre su questo picco c'è ancora da lavorare, quella che invece è considerata la media annua nella nostra città negli ultimi anni si è mantenuta sostanzialmente sempre al di sotto di quello che è la media massima consentita. Nel monitoraggio dei parametri ambientali effettuato dall'organismo preposto, dall'ARPA, oltre al PM10 di cui abbiamo appena parlato, rientrano anche il PM5, gli ossidi di azoto, il benzene, gli ossidi di zolfo e l'ozono. Quello che è interessante è che il trend, la tendenza nella nostra provincia, nel nostro paese e nei 28 paesi della media UE è negli ultimi 15 anni in lenta ma costante discesa. La discesa più marcata è soprattutto per i composti contenenti zolfo. Per quello che riguarda invece il particolato, questo dipende non solamente dall'attività umana, ma come vedremo successivamente, può dipendere anche da quelle che sono le condizioni atmosferiche. Dottor Turrini, c'è stato un effetto del lockdown sull'inquinamento atmosferico? Allora, l'effetto del lockdown sull'inquinamento atmosferico si è verificato, ma è stato diverso da quelle che potevano essere le aspettative. Si è sicuramente verificato una riduzione di quelle che sono le emissioni secondarie al traffico veicolare, per cui si sono ridotti principalmente i composti, gli ossidi d'azoto e in parte anche gli ossidi di zolfo che vengono prodotti dai motori diesel. Per quello che riguarda il particolato e in particolare il PM2,5, in realtà non si è verificato una significativa riduzione e ancora quest'anno nel 2020 la soglia delle 35 volte di superamento del PM10 sono state superate. Sicuramente su questo pare abbia inciso anche nel periodo del lockdown la situazione atmosferica che ha con una quasi completa assenza di piogge. Un altro fattore che possiamo considerare è che anche l'ozono è una sostanza la quale ha continuato, pur mantenendo una media nel complesso al di sotto dei valori massimi, che ha continuato a presentare dei picchi. Altra cosa ancora da segnalare, non si è verificato per esempio nessuna riduzione dell'ammoniaca e questo è comprensibile perché questa è prodotta prevalentemente dall'attività agricola che non ha subito delle significative interruzioni come è comprensibile durante il periodo del lockdown. In questo periodo ci siamo abituati tutti ad indossare le mascherine. Possono questi presidi essere protettivi nei confronti dell'inquinamento atmosferico? Le mascherine ce ne sono di diversi tipi. Le mascherine semplici non hanno alcun effetto protettivo per quello che riguarda il filtraggio del particolato ambientale. Sono invece estremamente utili nell'impedire la diffusione dei germi. Va anche sottolineato che l'enorme uso che si sta facendo di queste mascherine costituisce in realtà un fattore pro inquinamento potenziale per il futuro, visto che molte di queste mascherine sono composte di fibre insolubili, non immediatamente smaltibili, che possono quindi contribuire a peggiorare lo stato dell'inquinamento atmosferico. Per quello che riguarda invece i cosiddetti facciali filtranti, le FFP1 hanno una capacità filtrante dell'80% che però è limitata a particelle fino a 6 micron, per cui non sono efficaci nel filtrare il particolato PM2,5. Questo vale anche per l'FFP2 che migliora la sua capacità filtrante che arriva anche sopra il 90%, però ancora una volta non è efficace per quello che riguarda la capacità di intercettare particelle di dimensioni dai 2,5 micron in giù.
Le FFP3 poi arrivano a una protezione quasi del 100% e possono migliorare anche la capacità di filtraggio dimensionale, ma al di sotto dei 3 micron hanno a loro volta delle difficoltà nell'intercettare queste particelle. Altra cosa che ricordiamo è che comunque l'uso di queste maschere ha una durata limitata nel tempo, che non dovrebbe protrarsi normalmente al di sopra delle 8 ore. Un'ultima cosa molto importante, che comunque siamo abituati a vedere per esempio persone nella metropolitana di Tokyo, nei grandi paesi che utilizzano queste mascherine, nessuna di queste mascherine protegge contro i gas inquinanti, perché come abbiamo detto all'inizio, gli inquinanti atmosferici non sono solo il particolato, ma sono anche tutti quei gas che abbiamo dominato all'inizio. Per concludere, dottor Turrini, cosa può fare ciascuno di noi per migliorare questa situazione? Beh, al di là dei provvedimenti legislativi che ovviamente sono competenza dei governi e delle autorità per anche cercare di far rispettare i limiti che abbiamo visto in precedenza, anche i piccoli gesti del quotidiano, come quello quando è possibile di non utilizzare il veicolo proprio, di cui abbiamo visto l'importanza nella generazione di inquinanti, l'utilizzo dei mezzi pubblici, sfruttare nel prossimo futuro l'opportunità di ristrutturare le proprie abitazioni per ridurre le emissioni legate al riscaldamento delle abitazioni, evitare quando possibile l'accensione per esempio dei camini nel periodo invernale che sono ormai giudicate inquinanti e incongrue. Sono tutte cose che possono essere alla portata del singolo individuo. Ora la domanda che sorge spontanea è perché devo fare queste cose al di là dei danni? Si vedono dei risultati? Beh, gli svizzeri ci hanno dimostrato nei primi 10 anni 2000 che facendo una politica ambientale mirata a una decisa riduzione del PM10 hanno ottenuto nei vari cantoni, soprattutto nei cantoni dove è stata ottenuta una maggior riduzione del PM10, di ridurre quello che è il declino della funzione polmonare nelle persone anziane. Perché come abbiamo detto prima, nelle zone molto inquinate la funzione polmonare va incontro a un declino maggiore, soprattutto nelle persone già malate, ma comunque vi è anche un danno che può subentrare nelle persone che non hanno alcuna malattia ma la possono sviluppare per questo tipo di esposizione. E questo è uno studio a mio modo importante e decisivo che ci fa capire che questi sforzi, qualora saranno messi in atto dalla stragrande maggioranza di noi, non saranno fini a se stessi. Ringraziamo il dottor Turrini per il suo importante contributo su questo argomento, tanto attuale quanto controverso.